Uno dei diversi parametri con cui scelgo le mie maglie è molto semplice. Quando scopro una maglia che mi piace, la voglio. L'unica regola è di accostarla al giocatore più rappresentativo di quel periodo, pur non sapendone molto. Questo format mi dà la possibilità però di informarmi e conoscere le storie delle quali non sapevo quasi nulla. E ho deciso di non tenermele per me. Quindi, se vi piace quello che faccio, bastano due piccole mosse. I like e l'iscrizione al canale, così da poter portare avanti questa mia passione. E ce ne sono tante di storie da raccontare. Detto questo, cominciamo. È come essere un salice mosso dal vento, ma che non si rompe. Un ramo forte, un albero forte, che si piega e che resiste a tutti i tipi di venti, anche di tornado, ma non si rompe. Questo è il tipo di idea con cui ho giocato. Parole di Alexander Alex English, che nei primi anni di NBA, quando gli altri andavano a casa dalle famiglie e uscivano con gli amici, leggeva Edgar Allan Poe o i sonetti di Shakespeare e ha continuato a studiare fino ad acquisire il master in letteratura inglese. Terminata l'Università della Columbia, in South Carolina, dove è cresciuto con la nonna e i fratelli, quando gli capitava di mangiare anche solo una volta al giorno, ha esordito nella NBA del 1976 con i Milwaukee Bucks del post Karim Robertson, una squadra in ricostruzione che però non gli dava lo spazio sufficiente. Nel 78, diventato free agent, viene ceduto agli Indiana Pacers, anche loro in ricostruzione. Qui gioca una stagione e mezza con un minutaggio più alto, ma non ancora sufficiente. Una sera, al Madison Square Garden, viene notato da un giornalista del New York Times. È il dicembre del 79. E un articolo di giornale fa conoscere a tutta la nazione, oltre che alla poetica, la sua poesia in movimento. La sua carriera inizia davvero con l'arrivo ai Denver Nuggets. English mostra subito le sue qualità, con una costanza surreale. Mette tiri dalla media distanza uno dopo l'altro con una tranquillità snervante per gli avversari. Tiro, dopo tiro, dopo tiro. È il cantore del jump shot. Non schiaccia quasi mai, non tira da tre, ma nell'82-83 è il miglior realizzatore della NBA con 28,4 punti di media. Secondo arriva il suo compagno di squadra Van der Wege con 26,7. Sì, perché i Nuggets, con il poeta, andranno sempre ai playoff che mancavano da 3 anni prima del suo arrivo e ci andranno con il miglior attacco e la peggior difesa di tutta la Lega. Kareem with 30 seconds, Kareem underneath, puts it up, no, gets it back, puts it up, no, rebound to Worthy, put it up 5-footer, no, rebound is off, free ball, Lakers got it, Cooper throws it, no, tip Worthy, yes! James Worthy's tip-in left the Nuggets numbed in disbelief. È un approccio controverso, la run and gun philosophy, la filosofia del corri e tira, che ha la sua massima espressione in una partita del 1984. Due grandi attacchi e due difese inesistenti. Denver Nuggets contro i Detroit Pistons. Partita che arriva al terzo overtime e termina 186-184 per i Pistons. Un totale di 370 mai eguagliato per una singola gara. Alex ne mette 40. Il ragazzo del South Carolina ha la sua grande occasione l'anno successivo, quando porta i Nuggets alla finale di conference contro i colossi Magic, Kareem e Worthy. Ma la squadra A non ha paura. Ha già battuto i Lakers in regular season e li ribatte in gara 2 a Los Angeles con una prestazione da 40 punti, 10 rimbalzi e 6 assist di English. In gara 4 sul 2-1 Denver sta giocando bene, ma in un'azione di gioco succede l'irreparabile. English si rompe il pollice della mano e finirà lì la sua gara e la sua stagione, con Los Angeles che vincerà l'ennesimo titolo. Chiuderà quei playoff con 30,2 di media e a fine carriera Alex dirà, con la sua solita pacatezza, che se non fosse stato per quell'incidente avrebbero tranquillamente potuto farcela. Ma il destino crudele ha fatto altre scelte. Dall'86 all'89 mantiene una media reale di 27 punti a partita, senza riuscire a raggiungere però il titolo. Nell'89-90 ha un calo e, diventato free agent, non gli viene data la possibilità di firmare per un altro anno dalla dirigenza Nuggets. Nonostante 8 stagioni consecutive da oltre 2000 punti, 21.000 tiri di cui solo 83 da 3 punti, mai più di 4 assenze a stagione. Non può salutare tutti i campi della Lega con la sua maglia addosso, come ha fatto il dottor J. Non è stato inserito tra i 50 migliori giocatori della storia. E neanche un ringraziamento. Nel 90 va a Dallas,
parte dalla panchina, ma non è più quello di prima. Poi farà esaltare con la sua presenza i tifosi di Napoli, in Serie A2, per qualche mese prima di ritirarsi. Nel 92 i Nuggets capiranno l'errore e si scuseranno pubblicamente ritirando la numero 2. Nel 97 viene anche inserito nella Hall of Fame, ma la delusione della mancata chiusura in bellezza gli rimarrà. Forse perché era uno tranquillo. Il suo gioco non era schiacciare o tirare da tre, è stato un gioco molto semplice, ma l'ha giocato con eleganza e divertimento. E gli è piaciuto farlo. Lui chiude sempre questo discorso dicendo: "The real fan, no. I veri fan lo sanno." Sul campo lo evitava il contatto. Si spostava per poi cercare di rubare palla. Faceva correre i giocatori più grossi di lui per farli stancare, quando lui era ancora in forze. Correva e tirava. Correva e tirava. E segnava. Fuori dal campo era uno dal profilo basso. Tutto questo ha avuto un ruolo nel fatto di essere uno dei giocatori più sottovalutati di sempre. Non sono così appariscente. Non sono chiassoso. Sono low key. Il mio lavoro è fare il lavoro che dovrei fare. Ci sono persone che non lo vedono, ma non stanno prestando attenzione. Nella decade degli anni Ottanta, tra Magic, Bird, Dr. J, Kareem e Jordan, quello che ha segnato più di tutti è un signore con il numero 2 e un arcobaleno con lo skyline della città sulla maglia. Maglia che è stata usata dai Nuggets dall'82 al 93. Era destinata a lui. Lui di nome faceva Alex English, o semplicemente The Poet. Teresa once said, "If you can dream it, you can do it. And if you believe it, you can achieve it." And that's how I sum up my career. Thank you all very much.